Ciao ragazzi, oggi faremo qualcosa di un pochino particolare, vi faremo vedere il nostro orto e andremo a prendere proprio il nostro basilico. Spero vi possa piacere, buona continuazione del video. Per fare il nostro pesto alla genovese ovviamente avremo bisogno di del basilico e qui abbiamo quello proprio del nostro orto, è veramente buonissimo. Però per farlo dovremo scegliere qualche foglia, infatti dovremo scegliere quelle più giovani, belle sane, senza buchi, striature, niente di niente. Quelle in basso possibilmente, le andiamo a raccogliere nel nostro caso direttamente dalla nostra pianta. Ed ecco qua il nostro basilico. Per prima cosa bisogna lavare in acqua fredda il nostro basilico, poi lasciarlo ad asciugare su un canovaccio aiutandoci con un panno di carta. Cari amici, questa ricetta l'abbiamo presa dal Consorzio del Pesto Genovese, con sede legale nella regione Liguria, a Genova. Buona visione! Tornando a noi, cari amici, benvenuti in un nuovo video del Mondo di Arona Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pesto alla genovese. Ha una storia un pochino particolare, infatti ci sono diverse teorie sulla sua nascita, ma la più accreditata è quella di San Basilio, che era un frate nella provincia di Pra, in Liguria, che si pensa che raccolse tantissime foglie di una pianta spontanea che cresceva tantissimo su quei colli, che era appunto il basilico. Il basilico lo unì ai pochi ingredienti portatigli dai frati e ottenne il pesto, che successivamente venne modificato nel corso dei secoli. Poco tempo dopo però subì una modifica veramente importante per il pesto, infatti venne aggiunto l'aglio. Questo fondamentalmente per due ragioni. Infatti le salse genovesi, nel tempo del Medioevo, erano dominate da un'influenza arabo-persiana che prevedeva soprattutto l'aggiunta di aglio perché si pensava che fosse un antidoto naturale ad alcune malattie e anche perché i genovesi pensassero che fosse ottimo appunto per questo motivo. Il pesto ebbe una grande diffusione perché? Perché i mercanti lo portavano in giro per tutto il mondo, soprattutto per le Americhe, tramite le navi. In questo modo divenne veramente conosciutissimo. Però la ricetta del pesto, come la conosciamo oggi, nacque circa nel XIX secolo, proprio in Liguria. Perché? Perché la Liguria è la culla delle erbe aromatiche. Infatti già dal Medioevo i Liguri utilizzavano le erbe aromatiche per fare un pochino di tutto e dipendeva soprattutto dalla categoria sociale. I ricchi la utilizzavano in un modo e i poveri invece in un altro. Questa tradizione si pensa abbia dato origine proprio al pesto. Questa pianta di origine araba ha un nome botanico molto particolare, Ocimum basilicum, che letteralmente significa pianta regale. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il leggendario pesto. Per questa ricetta avremo bisogno di 100 ml di olio extravergine di oliva proveniente dalla riserva Ligure DOP, 50 g di foglie fresche di basilico biologico, 70 g di parmigiano reggiano invecchiato 30 mesi, uno spicchio d'aglio di qualità vasellico perché è meno forte, qualche granello di sale grosso, 15 g di pinoli e 30 g di pecorino DOP fiore sardo. Come vuole la tradizione, prendiamo un mortaio in marmo, ci mettiamo dentro l'aglio e il sale e li pestiamo per bene finché non diventeranno una crema. È giunto il momento di aggiungere i pinoli. Continuiamo a mescolare finché non otterremo la consistenza di una crema. A questo punto, ma non tutte insieme, vanno aggiunte le foglioline di basilico e si inizia a pestarle nel mortaio con un dolce movimento rotatorio. In questo momento stanno uscendo gli oli essenziali del basilico. Adesso aggiungiamo l'olio extravergine di oliva, a goccia, naturalmente, della Riviera Ligure. È giunto il momento dei formaggi, parmigiano reggiano e pecorino sardo, entrambi DOP ed adeguatamente stagionati. Continuiamo a mescolare finché anch'essi non si amalgameranno.
Continuiamo ad alternare i nostri ingredienti da aggiungere, quindi formaggi, parmigiano reggiano e pecorino sardo, il nostro olio a goccia e il basilico. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Con tanto olio di gomito abbiamo ottenuto il nostro pesto, la sua consistenza è meravigliosa. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pesto, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pesto alla genovese. Ragazzi, è veramente buonissimo, veramente fantastico. Il formaggio pecorino, veramente delizioso, salato al punto giusto, si va a sposare alla perfezione con il parmigiano reggiano invecchiato 30 mesi, dando una nota di corposità in più. Poi c'è il basilico che dona una nota di freschezza alla nostra salsa e i pinoli che vanno a completare il tutto, insieme all'olio extravergine di oliva, ragazzi, che va ad avvolgere tutta la nostra salsa. Insomma ragazzi, è veramente meraviglioso, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.